Quindi una Roma veramente un primo tempo fantastico, un Chierico in grande forma, l'abbiamo visto concentrato al punto giusto, un 5-1 che non lascia adito a ulteriori commenti. La Roma, dopo le squadre viste qua a Varazze, sembra la squadra più forte, quindi la pretendente, diciamo, al successo finale. Sbaglio nelle mie... Ma io me lo auguro, noi è una squadra di tutti i ragazzi, tutti amici, perché più siamo la squadra dello scudetto, però è una cosa importante e quando facciamo le cose ci piace farle seriamente, quindi ci alleniamo, ci teniamo, abbiamo fatto tutto a puntino e mi sembra che ci stanno venendo i risultati. Nonostante tutto ci abbiamo tanti cambi, gioca anche gente più anziana perché stiamo vedendo anche un Superchi in grandissima forma, quindi è un po' una squadra così, la massima cosa è il divertimento di questo torneo, e veramente ringraziamo delle più che ci ha permesso di poterci esibire e anche chi l'ha organizzato, che è la Sport Central. Benissimo, e volevamo un attimino chiederti qualcosa di questo tuo presente, che tu dica ai tantissimi tifosi che si ricordano di te, cosa stai facendo in questo momento. Ma io sinceramente sto... Giocavi nel Barletta, credo. Sì, l'ultima volta, poi mi sono fatto male al ginocchio, ho deciso di smettere perché a Roma ho tanti interessi, poi mi sto organizzando di questo torneo, sono l'organizzatore della Roma, i ragazzi hanno risposto tutti con grande entusiasmo e quindi mi diverto così, senza, con serenità, perché... Purtroppo quando si gioca nel calcio, finché si è nel grande calcio, c'è sempre moltissimo stress. Oggi uno ha finito il suo tempo e accetta la situazione serenamente e seriamente e intraprende un'altra vita che chiaramente è una buona vita anche questa, anche se il calcio ci manca chiaramente. È chiaro, è una parola per Varazze, per questo Pala Varazze. Questo io ho trovato un palazzetto molto... veramente stupendo, è piccolino, concentrato, i tifosi si divertono e penso che potremo portare sempre più gente allo stadio, al palazzetto. Ciao.